Eccoci qui, ragazzi. Vi avevo lasciato qui nel salvataggio, non si sa come siamo rientrati qui. Ossia, vedendo il posto in cui stiamo, quello della foto, ci siamo ritrovati comunque qui dentro. Io non voglio salvare, non voglio fare niente. Andiamo. Ma come a terra? Raga, guardiamo il video e vediamo cosa succederà. Stavo meglio prima, si dice, vero? Non ti devi preoccupare per me. Allora, stiamo in un posto che a me non piace. Oddio, guardate a questo. Oggi perché non piace. Oh, è vivo lì dentro! Ti fermo. Non me li fa aprire, quindi non posso darvi una mano, ragazzi. Andiamo avanti senza fermarci. Perché qua non fa vedere niente? Perché stanno tutti incatenati così? Oddio, cosa succede? Ora noi come cazzarola scappiamo? Ho delle scatole qui. Ma perché solo il cervello mi dà, ragazzi? Solo il cervello. Io qua sto senza munizioni per il fucile a pompa. Voglio il fucile a pompa, ragazzi. Voglio munizioni del fucile a pompa. Niente. Allora qui ci sono delle leve che non ci fa prendere niente. Io, sì, ce le fa premere, ma io mi sono perso Joseph. La Madonnina, oddio raga. Oh, io l'ho fatta. Oh, 3 colpi. Ok, perfetto. Sperando che ci sono dei fucili a pompa in quella... Oh, ciao Joseph. 5, 7, 9. Cosa sono? Potrebbe essere 3 più. Non mi dice niente, te. Dovrebbe. Aspetta un secondo, ho notato qualcosa prima. Oddio, sacrifici giusti. Sembra che si quindi debbano qui porre andrei... i sacrifici sugli altari giusti. Qui c'è il 9, così quindi la via verso di lui si apre. Qui dovrebbe essere 3. Ah sì, infatti 3 e 5 sono morti. Manca il 7. Uccidiamo il 7. Mi dispiace 7, ti voglio bene, però. Abbiamo trovato il motivo. Perfetto, possiamo andare. Porca troia, andiamo, ma te sei scemo. No raga, c'ho paura. E se io schiaccio questa leva? No, ma che cazzo sta succedendo? Sono riaperte. Oh, oh, dovremmo controllare meglio qui. Ah, forse. Però questa, vedi, non c'è la leva, raga. Forse è un segnale. Se questa non ha la leva, tutte devono stare basse, eccetto quella lì che è alta. Abbassiamo anche questa. Andiamo a vedere. Dovremmo controllare meglio qui. Ho sentito qualcosa. Ah, queste sono munizioni, buono. Chi l'aveva viste?
se io passo per di qua non mi ci fa andare, ovviamente. Come ci si passa? Allora, dobbiamo escogitare questo sistema. Dobbiamo mettere i sacrifici giusti. Allora, 3, 5... Quello è morto, quello è morto e quello è morto. E questo deve morire. Sto in un punto cieco, ragazzi. Io spero di risolvere il problema alquanto in maniera... Però vedi, questo qua... Non mi spiego questa cosa qui. È rotta, raga. È rotta, no? Quello aveva sentito un rumore. Probabilmente sta indietro. Oh, madonna mia, raga, che paura. Ehi, dammi una soluzione, dammi una mano, sei dell'intelligente. Allora, io il 7 deve essere in maniera differente rispetto agli altri. Quello è poco ma sicuro, perché... Però questo è vivo. Questi sono morti, raga. Come faccio a spostarlo? Non ho un aiuto, non ho un aiuto, probabilmente dovrà essere il contrario. Tiriamo giù le leve tutte quante. Proviamo meglio qui. Controlliamo bene qui intorno, non mi piace, non mi fa capire niente. Allora io li tiro tutti quanti. No, devo per forza trovare qualcosa, perché posso anche controllare bene qui intorno, caro mio, ma se tu stai fermo tu non mi dai una mano. Qualcosa per aria. Ecco, questi sono i pezzi brutti di un gioco, perché non capisci niente. Cos'è questo bocchettone? No, sfiato dall'aria. Prova ora, prova ora, prova ora. Oh, oh. No, 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 no. Li troviamo meglio qui. Non è che lo devo ammazzare. Io l'ho ammazzato. Mi sa tanto che non lo dovevo uccidere, raga. Temo il peggio. No, raga, non ci sto capendo nulla. La devo alzare, io me lo sento, devo alzare questa cosa. La devo alzare, ma come? Ma come la alzo? Ma cos'è là quella catena? Niente, ci ho provato, magari era qualcosa di più. Caro mio, mi vuoi dare una soluzione? Mi vuoi dare una mano? Allora, per aria non abbiamo niente. Ah, invece vediamo qua se sono collegate le cose. Qui c'è una catena. Qui c'è l'altra catena. Qui c'è l'altra catena. E quindi tutti e quattro hanno le catene, bene. Ora la catena questa ce l'ha slacciata.
Io ripeto, il problema penso sia questo qui. Where is the problem? Where is the problem? Questa che cascano, no? Possiamo provare a vedere quello. Forza di tirarli su e giù, mi regalano qualcosa. Neanche questo. Oddio. Si è sbloccato qualcosa. Ho sentito qualcosa. Oh, c'ho un brutto presentimento. Come cazzo sono passato? Oddio mio, che schifo, raga. No, non andare, che è una trappola. Vabbè, vengo pure io. Ecco qua, siamo morti. Siamo morti. L'ascensore, perfetto. Luce, accendimi, accenditi, che mi dai soltanto speranze visive. Che cazzo di posto è? Come, nel cervello può sempre servire. Munition? Munition? Non mi dica, sono il fucile a pompa. Due sono buone. Allora, questo penso sia la sala del ricarico munizioni, perché mi sa che la questione qua si fa difficile, ma finché mi danno quelle della pistola, siringhetta, possiamo andare, Joseph. Sento degli strani rumori, raga. Sentite. Oddio, quel cane non è tanto buono, eh. Fammi passare di qua. Wow, troppo lungo. No, ragazzi, ma cos'è un facoce? Un cane? Un maiale? Cos'è? Allora, proviamo ad andare a avvicinarci. Piano piano. Ho visto del brain. Qua si entra? No. È un cane. Oddio, che schifo, raga. Oh no, via, 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 via. Qua non si passa. Andiamo via di qua. Oh, l'abbiamo scappato un mostro, ragazzi. Ci voleva. Sto capendo più niente. Allora, questo dovrebbe essere come prima. 3, vai Joseph, arrivo pure io. Perché è cambiato colore qui? Voglio uscire. Riesci ad aprirlo? No, non si apre. Io già so che ti devo fare da... Aprilo, aperto, oddio che... Ti aspetto. Ho fatto un liscio clamoroso, ragazzi. Boom! Vedi se puoi bruciarlo. No, non puoi bruciarlo. Boom! Continua così.
Continua così, Gladi. Oh mamma raga. È finita. Sono troppo power, raga. Troppo forte. Joseph. Mamma mia, raga. Che faticaccia. Mai più. È ancora vivo. È ancora vivo. Che c'è? No, Sebastian, no, mi sono caduti no. Gli occhiali. Cazzo. Gli occhiali li abbiamo visti. Ma che lo distrae? Ma tu sei scemo. Lo distraggo mentre tu cerchi. Gli occhiali, gli occhiali. Via, 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 via. Scappa. 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 Veloce, veloce. Gli occhiali abbiamo trovati. Mi spiace. Non è solo per il fatto di non vedere. Sto parlando di sentirsi normale. È tutto ok. Ora però cerchiamo Kidman. Io farei veloce. Ah no, quello rimane là, perfetto. Ci mette comunque paura, raga. Cazzo, Joseph. Tutto per un paio d'occhiali. Cosa c'è qui dentro? Una beata minchia. Di qua. Oh, cervello. Brain, ragazzi. 1000 di brain. Saliamo a 10.700. Perfetto. Mi dovrei andare a salvare perché questa missione è quanto difficile. Joseph. Oh, Namo. Vabbè, io vado. Ciao. Dai, raga. È finita qui. È finito qui il sesto capitolo. Guarda che bestia che abbiamo ucciso. Io vado a salvare la partita. E con ciò, ragazzi, ci sono voluti. Che nuovo slot. Che nuovo slot, coglione. Vabbè, comunque, ci sono voluti ben 3 episodi per fare questa sesto capitolo. Non sono più me stesso. Andremo a fare il settimo, il custode. E io con ora vi saluto. Let's